Allora, cosa fare, signore e signori? L'ho portato il gas nell'overworld, ragazzi. Allora, abbiamo un po' di cose da fare. Dobbiamo rievocare il drago e richillarlo. E stavolta non usando i letti, altrimenti è un casino. Quindi possiamo andarlo a fare adesso, se voi siete d'accordo. Non usiamo i letti, altrimenti è un casino. Lo so che è una cagata, però chi se ne frega. Ok, andiamo, ragazzi. Allora, chat, per rievocare il drago bastano soltanto i 4 cristalli? O serve qualcos'altro? Sì, ok. Allora, dunque, buongiorno, ragazzi. Ah, qua c'è il nostro beacon. Ah, molto bene, mettiamoci, non so, tipo forza. Il beacon mi esplode, davvero? Oh cazzo, lo distrugge, via via via. Ogni tanto dite anche qualcosa di interessante. Ragazzi, con tutta la fatica che ci ho messo per prenderli, io li prendo, cioè li raccolgo fino all'ultimo, veramente. Tutti e 164 devo averli in tasca. Allora, raccogliamo, raccogliamo. Ok, facciamoci sto drago. Devo piazzarne uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Meno male che ho tolto il beacon. Senti, senti le esplosioni, senti il capodanno a Napoli. Adesso combattiamo ad armi pari, anch'io posso volare. Drago di merda, boom! Spegniamo tutto sto bordello. No, devo mettermi sotto. Mamma mia, ragazzi. Porca troia, che aimbot. Dai che mo arriva. Cioè, l'audio è al 19%, tipo, Very good. Molto bene, abbiamo fatto anche la kill dal drago, ragazzi, perché l'altra volta abbiamo killato con il letto e di conseguenza l'ha considerato come morte per environment, quindi non l'ho killato io. Invece adesso, ecco qua, il nether abbiamo finito, manca soltanto quella più difficile. Nice. È tempo di farsi gatti. Allora, mi sudano le mani ma ho freddo addosso. Mi dite qual è il problema? Niente, ci mancano le api, che vabbè, sarà una noia mortale da fare. Ci manca esplorare. Oggi voglio esplorare, non voglio fare le api, ragazzi. Però tenerlo come ultimo achievement è brutto. Dai, facciamo le api prima del cocktail finale. Io dico che ci servono i lacci, che però non so più dove ho messo. Vabbè, ce li facciamo, già capito, non importa. Si chiama laccio, si chiama... Ci sono altri due achievement segreti. Va bene, però, cioè, se sono segreti e non so quali sono, non li posso fare. Se sono segreti, come faccio a farli? Voi direte... Fieri, te li diciamo noi. E allora non sono più segreti, avete pensato? Li ho distrutti, mi dispiace. Allora, direi che possiamo partire. Prendiamoci un po' di pesci crudi. Strage di pesci, ragazzi! Le volpi già fatte. Oh, quanti pesci ho preso? 31? Beh, direi che bastano, dai. Prendiamo gli ultimi di qua e poi iniziamo a svolazzare. Poi dobbiamo trovare ancora dei biomi, quindi... Viaggeremo. Non mi ricordo se ci siamo mai stati qui. Dobbiamo cercare i gatti. E basta, non fa sti versi che si spaventa. Io non so se ce l'ho questo. Ce l'ho? Sì, mi dispiace. Ho miscliccato. Vabbè, voi non capita mai di miscliccare. Io non volevo ucciderlo. Ci mi è cascato il dito purtroppo sul tasto. Mi mancano 3 gatti, ragazzi. Boh, andiamo... vai, in altro villaggio. Bello grande sto villaggino, ok. Quello ci manca! Quello ci manca di sicuro. No way che io abbia quel gatto lì. Nice! Nice! Bianco e nero, ce l'abbiamo. Vabbè, si viaggia, raga. Sti qua sono asini, vai. Oh, qua facciamo tutto, ragazzi. Qua giga mega coppia, facciamo orgiona di gruppo proprio. Allora, che voi lo vogliate o no, vi prenderò tutti. Allora, facciamo il test. 13 su 19. Devo uscire un mulo adesso. Much, much, much later. Ok. Ah, che poi non ho visto prima se... Ok, ok, fammi un po' vedere. Ok, ero a 13, quindi sì, 15. Nice. Stiamo andando molto bene. Ok, siete liberi. Bene, sloggiamo da qui. Oh, dai. Però devo trovare il bioma quello ghiacciato, secondo me. Oh, lì l'abbiamo già preso 50.000 volte. Ma siccome li ho già presi tutti questi qua, devo trovare i gatti tipo nei villaggi quelli dove c'è tipo l'iglu, no? Quella roba lì. Vabbè, e niente, continuiamo prima o poi. Ah, devo anche killare i guardiani e i boss. Potremmo farlo adesso. Però non ho latte, è un casino. Senza mucca? Va bene, senza mucca. Vada come vada, ragazzi. Oh, c'è già il boss qua sopra, buono. Basta, basta killare quello ed è finita. È vero, quello che fa... ragazzi. Ok, easy. Ve lo ricordate? È stato l'ultimo episodio della vecchia Aftercraft. Ok, pensavo fosse più difficile, invece no. Quanto abbiamo qua di... Norto... 3 minuti, due coglioni. Aspetta, avevo visto un alveare, forse. C'è un alveare, aspettate, voglio fare anche la cosa delle api. No, no, vieni qua, vieni qua. Ok, 3. Ma io c'ho questo. Vabbè, non dura ancora molto, ok. Come faccio a far sì che entrino, raga? Dovete entrare. Oh, sono dentro. Cioè, basta che lo prendo con Siltouch e... è fatta.
Easy ragazzi, very good. Sposto un alveare con tre api all'interno, saldo Sigilta, mua proprio. Quante cose che sto imparando in sto gioco. Forse la volta buona. Ok, mi sa che questo bioma ci serve per una volta. Snowy Beach, Snowy Taiga. Ok, abbiamo fatto Snowy Taiga e Snowy Beach. Dimmi che siamo a 29. 29 ragazzi. Snowy Tundra. Nice. Ok. Abbiamo fatto jackpot per una volta. Abbiamo usato soltanto 3 stack di razzi. Domanda ragazzi, in questo bioma spona lo scheletro, quello con le frecce che slowano? Ok, allora devo killare quello scheletro lì. Oh, il villaggio. Allora, gatti. Ora o mai più, gatti. Ah sì, deve essere bello vivere in sta casa qua. Mi manca un gatto, ragazzi. E anche se non abbiamo la certezza, penso di sapere qual è. La volpe non è un gatto. Ci sta che vi confondiate con l'ocelot, ma adesso dire che una volpe è un gatto, lasciamo stare. Ma cerchiamo lo stray. Oh, eccoli. Gang di stray, minchia, davvero. Oh yes, vai, raccattiamo tutto. Ok, niente, immagino non ci sia... Cioè, io penso di aver trovato tutto qua. E quello è un villaggio. Comunque sto finendo i razzi, quindi adesso mi sa che torniamo indietro, raga. Allora, ho sentito dei gatti. Niente, se ci trovare il gatto giusto, ragazzi. Vabbè, niente, direi che controllo al volo, poi ce ne andiamo. Cioè, comunque anche qua ci stanno i gatti. È lui! È lui! È lui, raga. È lui. Come non è lui? Ah no, non è lui. È vero. Come cazzo è fatto quello che ci manca? Mica... Ah no, è vero, è tutto bianco, grigio, gli occhi... È che... Cioè, il ragdoll è praticamente tipo uguale, però qua non è grigio, è più bianco. Vabbè, niente, torniamo a casa, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma abbiamo un po' fallito. Penso ci metteremo una stacchi... Magari tornando a casa faccio il giro più largo, sperando che mi bastino i razzi. Toh, altro villaggio. Forse. È lui. Non ho... È proprio quando non c'ho pesci, ti pareva. È lui! Mica, è proprio adesso che non c'abbiamo pesci. A mali estremi, estremi rimedi. No! Affanculo, vai, ci proviamo con un pesce, ragazzi. One fish or no balls, dove è andato? Riga, San Gennaro. Nice! Abbiamo scommesso e la scommessa ce l'ha andata bene. Oh, e anche l'ultimo ce l'abbia. Guardate qua, che carino, ragazzi, che carino. Pezzo di merda! Tutto il tempo che ci ho messo a trovarti! Stronzo! Andiamo a casa. Voilà! Casa dolce casa, puffete! Dunque, ragazzi, io devo anche uccidere uno scheletro a 1000 miliardi di chilometri di distanza. Quindi adesso lo faremo. Prepariamo la trappola. Allora, 250. Qua siamo a X meno 250. Ok, dobbiamo far cascare qua dentro uno scheletro. A costo di ficcarlo in barca con noi, ci serve uno scheletro. E niente, chat, ci serve uno scheletro adesso. Oh, laggiù. Vai, vieni pur qua. Vieni. Bravo. Dai, so mi tocca usare la barca. Qui dentro, ragazzi, qui dentro. Tocca metterli nel barcone, ho già capito. Ok, dunque, devo fare un piccolo cambio. Forse so come fare. Siete pronti, ragazzi? Vediamo un poco. Lontanissimi. Più di 50 metri. No look. Ah, cado non è che... Ah, quindi devo metterglielo sopra. Ok, glielo mette da sopra, poco male. Ok. Vado. L'ho ripreso... No, non le ho riprese le frecce, no, ok. 3, 2, 1, fuoco! È sopravvissuto! Ma che cazzo, quanto è forte sto tizio. Rifacciamo. È molto resistente, ragazzo. Boom! Nice! Mamma, quante cose sto imparando. Poi non mi vado neanche a cercare guide, cioè... Le faccio io di mia spontanea volontà. Day 2. Letteralmente, siamo pronti per andare proprio presi a San Marino, andiamo a Napoli, faccio anche Capodanno con questi. Perfetto. Easy. Ragazzi, siamo pronti a volare. Abbiamo detto che dobbiamo andare a sud-ovest. Signori, si parte! Mettetevi comodi, ragazzi. Gianni Airlines ci vorrà un po' qua. Oh, eccoci qua. Buongiorno, signori. Hello? Ma questi vivono con i creeper. Oh sì. Ok. Anche il Vex. Quell'altro come si chiama? Evoker? Fammi vedere. Altri due, molto bene. Evoker e Vex. Ce ne mancano due. Uno è il muccone. E l'altro quale sarà? Porca troia, non mi ricordo. Ah, l'Endermite. Giusto, l'Endermite. Grazie, raga. Quindi ci manca il muccone che si trova nel raid e l'Endermite. Dai fuoco a tutto. Va bene, ragazzi. Me l'avete chiesto e lo faccio. Al fuoco! Al fuoco! Pompieric! Qualcuno chiami Pompieric! Direi che la mappa ci può salutare. Addio! Adesso parte la ventola, minchia. Buon divertimento! Adesso siamo arrivati al punto in cui dobbiamo ancora cercare. Dobbiamo ancora svolazzare in giro per il mondo. Contempliamo quello che abbiamo fatto. Oh, guardatemi pure, tanto adesso venite tutti arrostiti. No. Non è che ci sia molto da vedere, magari poi ci troverai. Io intanto prendo le coordinate di notte, cioè, della magione. Poi vediamo. Boh, ragazzi, dobbiamo semplicemente trovare la Mushroom Island, cioè buona fortuna. 2000 years later.
46 miliardi di oceani e non si trova una cazzo di... A volte basta lamentarsi, è come su League of Legends, quando aspetti 8 minuti per trovare un game e dici no, adesso basta, se buggata, eccetera, e invece... Ragazzi, bravi! Dopo non so quanti miliardi di blocchi, due ore e mezza che la sto cercando, due ore e mezza, ragazzi, quando è iniziata la live. Very good! All'avventura tutti i biomi e abbiamo anche A2A2, abbiamo anche accoppiato tutti gli animali, let's go! Let's go, possiamo mangiare anche la mela dorata enchantata, tanto ne abbiamo due. Ci siamo ormai, ci serve il temporale adesso. Casa dolce casa, eccoci qua. Vabbè, me la faccio col pesce pa... Da... Oh sì! Sì, ragazzi! Sì, ragazzi, lei! Oh, yes! Boom! Very good! Sì! Ma meno male che sono rimasto, ragazzi! Meno male che siamo rimasti! Era... Questa era l'unica incognita, perché non sai quando... E non sai quando arriva sta tempesta qua. The next day. Ragazzi, è giunto il momento di portare il nostro... Come cazzo si chiama? Il nostro shulker nell'overworld. Quindi, buona fortuna. Adesso, la domanda è... Qual è la struttura più vicina? Tanto la ventola sta per rippare. Vabbè, direi quella. Cioè, senza troppi problemi, direi quella, ok. Allora, non l'ho mai fatta questa roba qua. Quindi, abbiate pietà di me, ragazzi. Abbiamo detto che è laggiù. La cosa migliore sarebbe fare una roba del genere, dico bene, chat. Speriamo solo di non volare giù. E già iniziano i primi problemi. Cioè, con la barca penso che si rischi meno con una roba del genere. Oh Jesus, ragazzi. Va bene, ce la possiamo fare. Metti le barriere. Pure le barriere, poi. O al massimo fallisco, ragazzi. Non l'ho mai fatto. Non mette il casco e vuoi dire le barriere. Insomma. Il casco è l'ultimo dei nostri problemi adesso, ok? Ma proprio l'ultimo. Mamma mia. Per la prima volta, ragazzi, porterò uno shulker nell'overworld. Cazzo, però ho dimenticato il pistone. Ma quanto cazzo mi manca, ragazzi? Ma. Cioè, ok, che era lontana, ma non pensavo che lo fosse così tanto. Oh, però stiamo arrivando precisi, guardate qua. Muniamoci di pazienza, ragazzi. Tanta, tanta pazienza, santa pazienza. Le mie abilità alla geometria in questo momento sono molto utili, ragazzi. Sì, ma ragazzi, dove cazzo è? Ma io vorrei capire una cosa, scusa. Le coordinate giuste, che le coordinate... Ah, ho fatto una curva un po' esagerata. Beh, ragazzi, capita a tutti di sbagliare, no? Tanto ci andremo a schiantare. Ah, qua. Ah! Allora, aspetta, mi è venuta un'idea. Minchia, faccio vedere che doti possiedo. Vabbè, ragazzi, capita a tutti, su via. Allora, qui, visto che arriveremo a tutta velocità, probabilmente, serve un attimo di stop. Serve un attimo di rallentamento, altrimenti è un casino. Doti da geometra, ecco qua. Oh, così si vado a schiantare. Easy. Vedete, devo qua tutto veloce. Boom! E si frena. Easy, ragazzi. Poi si va di qua e poi... E... Oh... No, la barca! Forse ho capito perché non lo fanno mai con... Non demordiamo. Capita anche ai migliori. Sicuramente capita anche ai migliori. Chi... Allora, adesso mi dite chi è stato. Io. Apprezzo l'onestà. Apprezzo l'onestà. E niente, ragazzi. Arrivo qua con la barca. Cioè, fine. Cioè, abbiamo letteralmente già fatto. C'è ancora un superstite qua, però. Micchia, questo potrebbe essere un problema. Dai, ce ne sarà uno esterno. Oh, uno c'è. Ok, e come lo metto nella barca? Ma quando voglio che essere ittato non mi ittano questi. E mo basta, grazie. Ok, no! Allora, Bobby, dov'è pure che dobbiamo andare? Ok, laggiù. Sei pronto? Sei pronto a volare? Voliamo! Ma... Che cazzo è successo? Non ne ero consapevole, chiedo scusa, non sapevo se succedesse sta cosa qua. Vabbè, altra barca. La Bobby è ancora lì, sì. Ma poi si è compenetrato. Cioè, cosa ha fatto questo? Cosa è successo? Io vorrei capire cosa sta succedendo qua. Cosa sta succedendo, ragazzi, in sto gioco? La targhetta. Aspettate, ragazzi, adesso tanto non è necessaria. Ce devo far sì che non disponi, ma non mi disponga mentre ce l'ho dentro la barca con me, scusate. Io prego semplicemente di non morire per qualche motivo a me oscuro, quindi... Prepariamo Ender, Pietro, San Gennaro in chat e andiamo. Via. Ok, ha funzionato. Devo fare in modo che salga. Per farlo salire mi serve il pistone che non ho preso. E quindi adesso andiamo a prenderlo. Serve il pistone, vediamo la targhetta. Benvenuto Gianpietro! Gianpietro, ragazzi. Gianpietro, passami la levitazione. Spero di avere il punto di respawn a casa mia. Cioè, sì, per forza, dai. Easy.
Allora, pistone, facciamone due che non si sa mai. La leva ce l'ho. Bene, ragazzi. Ok, andiamo. Allora, Bobby, adesso io e te facciamo un gioco. Un gioco hard. La madonna. Ok, e niente, buon lavoro, ragazzi. Facciamo sì che non sbatta la testa, poi soffoca, non si sa mai. Gianpietro deve avere la visuale libera. Com'è Gianpietro? Com'è là sopra? C'è arrivato? Allora, Gianpietro, fammi un po' vedere come si è messi qua. Un'altra spintarella mi sa che gliela diamo a Gianpietro. Ecco qua, molto comodo, devo dire. Non so se funziona a buttarsi con la barca, perché non l'ha mai fatto nessuno. Non lo fa mai nessuno, quindi il motivo ci deve essere. Provo? Vai lì dentro! So che ho sbagliato qualcosa. Un pistone sopra, cosa faccio? Lo comprimo nel terreno? Ok, ok, ho capito, ragazzi, ho capito. Dire che è palloso non rende l'idea. Ok, qua sì. Niente. E... ok. Come faccio a rompere la barca, ragazzi? Sto provando. Come faccio a rompere la barca? Però con l'arco, cerchiamo di non hittarlo. Ha funzionato, forse. Andiamo e vediamo. Ah! Ma come? Ah! L'ho rotto. Va bene. Pensavo che rompendo e rimettendolo fosse a posto. Sta a 0-0. Vediamo un po' le coordinate 0-0. È lì Gianpietro, ragazzi! Gianpietro è vivo! Sto scoprendo un sacco di cose che mi rende assai contento. Allora, Gianpietro, però... Gianpietro, non rompere la barca! Dov'è? Sì, ma sei un pezzo di merda, Gianpietro, però. Oh, basta! Ma dove è andato? Qua devo dormire, ragazzi, sennò inizia ad arrivare una sfilza di mob allucinante. Non rompere la barca! No! Cosa vuol dire con le slab faccio prima? Non capisco cosa devo fare con le slab, ragazzi. Cioè, non è che puoi mettere una slab davanti a te e salire sulla slab con sta cazzo di barca. Prova, so che non funziona. Con l'acqua non... Sì che puoi. Con l'acqua posso. Senza no, col cazzo. Cioè, non puoi nemmeno saltare. Cioè, in questo gioco non puoi nemmeno salire... Cioè, se tu sei lì, non puoi neanche fare questo millimetro. Figuriamoci salire una slab. In quale universo, ragazzi, secondo voi poteva funzionare questa roba? Io... Vabbè, ma in realtà mi ha risparmiato della fatica. Mi ha risparmiato della fatica, sua insaputa. Ma che cazzo?